Quando ero piccolo, mio padre mi faceva ascoltare le canzoni del grande Fabrizio De André e gli chiedevo il significato di quei testi così intensi e profondi. E poi continuavo a ripensarci perché volevo andare a fondo nelle cose, non volevo fermarmi alle apparenze. E la cosa importante, mi dicevo, è alimentare il dubbio, la curiosità e chiedermi il perché delle cose. E quella per De André è una passione che condivido con una persona speciale, un artista incredibile che questa sera mi accompagnerà qui sul palco dell'Arena di Verona. Madame, ma che cos'era per te De André? Ma per me De André è stato come un secondo padre, perché mio padre era veramente, veramente molto legato a lui, è sempre stato il suo cantautore preferito e quindi me l'ha trasmesso già in tenera età, avevo 3 anni, 4, cantavo già la ballata dell'amore cieco, tutte quelle Ma cose chi lì. lo E dice? Anche quindi insomma sì, cioè, l'unica cosa che direi a Fabrizio da qui a sempre è grazie per tutto quello che mi ha regalato, di tutte le emozioni che mi ha regalato ed essere qui oggi a cantarlo, insomma, per me è un'emozione grandissima, quindi grazie. sellate il suo cavallo dalla bianca criniera, sellate il suo pony, cavalcherà fino a Londra stasera ad implorare per Jordi. Jordi non rubò mai neppure per me un frutto, un fiore raro. Rubò 6 cervi nel parco del re, vendendoli per un denaro. Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso, non ha 20 anni ancora. Cadrà l'inverno anche sopra il suo viso, potrete impiccarlo allora. Così lo impiccheranno con una corda d'oro.